Tra le fragilità che la pandemia ha messo in evidenza, è emersa anche quella della presa in carico dei pazienti affetti da diabete da parte dei medici di medicina generale, attori importanti del processo di cura, ma, come è stato messo in evidenza in un convegno online organizzato da Motore Sanità e da Diabete Italia Onlus, che si trovano ad avere le armi spuntate. Ne abbiamo parlato con Stefano Nervo, presidente di Diabete Italia. In linea di principio, il diabete tipo 2 ben compensato e diciamo che non presenta particolari difficoltà, quindi che non ha complicanze, eccetera, può essere gestito tranquillamente dal medico di famiglia, altrimenti bisogna andare dallo specialista. Il problema è che il medico di famiglia ha le armi spuntate in questo. Le armi spuntate di cui stiamo parlando sono tutti i farmaci che devono sottostare ai piani terapeutici. I piani terapeutici non possono essere redatti dai medici di famiglia, ma dagli specialisti. Questo comporta che il medico di famiglia sia obbligato, se non ha un rapporto diretto con lo specialista a cui può chiedere di redare il piano terapeutico, può utilizzare solo pochi farmaci, metformina e poco altro. In sostanza, per il medico di famiglia non è possibile prescrivere farmaci innovativi e questo depotenzia le possibilità di cura, creando al tempo stesso una maggiore pressione sui centri specialistici. Altri temi importanti riguardano l'organizzazione della cura del diabete, spesso diversa a livello regionale, e la gestione continua del paziente. Su questi aspetti abbiamo interpellato Gerardo Medea, responsabile della ricerca e componente della giunta esecutiva della Società Italiana di Medicina Generale. Una buona organizzazione sia dal punto di vista della struttura ambulatoriale, sia dal punto di vista del rapporto con il paziente, della comunicazione con il paziente, può aiutare molto a ben inquadrare il soggetto, il paziente, e coinvolgerlo, come deve essere in questi casi, in un buon e continuo follow-up. Perché la cura del diabete è qualcosa che va portata avanti ogni giorno da parte del paziente stesso, affiancato dalla struttura sanitaria che, hanno auspicato i partecipanti all'evento di Motore Sanità, dovrebbe essere il più possibile vicina e flessibile. Chi vive col diabete vive con una parte della propria testa sempre fissata lì. E se lo fa, e lo fa con cognizione di causa, vive bene. Se non ha le armi per poterlo fare in autonomia, rischia di non vivere bene. Le armi spuntate poi possono produrre anche altri effetti collaterali, come la perdita di competenze per il medico di famiglia. È evidente che se al medico di famiglia non viene consentita la prescrizione di alcuni farmaci, peraltro importanti, territoriali, determinanti per il buon compenso e anche per il controllo dei fattori di rischio, si perde un certo grado di competenza, no? Di conoscenza. Insomma, come è stato detto nel convegno, spesso il medico di medicina generale di fronte alla cura dei pazienti diabetici somiglia a un pugile che combatte con le mani legate, una condizione che, per il bene di tutti, si chiede che venga al più presto sanata.